Allora, buonasera e benvenuti a tutti sulla pagina dell'Associazione Culturale La Ciambella per questa terza diretta live streaming sulla musica. Un enorme grazie a tutti per seguirci con calore e partecipazione. Vi ricordo che questa iniziativa si compone di 7 appuntamenti tra mini live ed interviste e durante questi incontri ospiteremo musicisti e c'è qualcuno che ha il microfono aperto? No. Allora, ospiteremo, dicevo, musicisti e cantanti e attraverso la loro musica proveranno a raccontarci la loro storia, il loro percorso creativo e la loro verità di uomini e donne. Allora, questa sera parleremo di tango e della sua massima espressione nello strumento che meglio lo rappresenta, e cioè il bandoneon. E lo faremo insieme a un ospite veramente molto molto speciale che adesso vi vado a presentare e do il benvenuto al musicista Simone Marini. Ciao Simone. Buonasera Bianca, buonasera a te, buonasera a tutti. Bene, Come stai? abbastanza bene, grazie. Nonostante il Allora, innanzitutto momento. grazie per aver accettato il nostro invito, grazie di essere qui con noi. È un piacere. E ti volevo chiedere innanzitutto, noi prima di collegarci stavamo parlando e mi stavi dicendo che è un anno che sei lontano da qualsiasi tipo di live, qualsiasi tipo di concerto. E allora mi è da chiederti così all'improvviso, qual è la cosa che ti manca di più in assoluto? Mi manca il contatto con il pubblico, perché è inevitabile che un musicista viva di emozioni che vengono dalla platea, dal pubblico, perché per me è fondamentale ricevere, chiamiamolo feedback, quando sei sul palco, no? E ti arriva la risposta del pubblico, anche se sono in silenzio. Che così, credo che qualsiasi musicista possa affermare la stessa cosa. Quindi il calore, l'attenzione, il silenzio che arriva dal pubblico, sì, mi manca tanto, sì. Allora, guarda, se mi dai il permesso, io leggo proprio una piccolissima bio tua, come faccio con tutti gli ospiti, e poi diciamo cominciamo a... No, l'ho Ok. ridotta molto, l'ho ridotta molto. E poi sarai tu a parlarci del tuo percorso artistico. Allora, Simone Marini, musicista che si sta particolarmente distinguendo per le sue eccellenti doti artistiche e musicali, determinazione ed estro. Pescarese di nascita, si avvicina alla musica attraverso l'organetto e prosegue gli studi con la fisarmonica classica, sotto la guida del maestro Rocco Ronca, Cesare Chiacchiaretta e Riccardo Centazzo. Ottiene risultati che lo portano a vincere il concorso Città di Ortona, il premio internazionale Città di Lanciano 1998, 99, 2000. Premio Adamo Do Volpi 1999, 2000, 2001, 2002 e la sezione concertisti del Premio Internazionale Città di Capistrello nel 2003. È diplomato in fisarmonica presso il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. È fisarmonicista del quartetto di fisarmoniche Accordance. Inizia lo studio del bandoneon e dal 2005 al 2018 è stato cofondatore e direttore musicale del quartetto Loque Vendrà. Ha suonato nei maggiori teatri d'Italia e d'Europa. Nel 2015 è stato bandoneonista dell'orchestra russa Solo Tango e direttore musicale e bandoneonista della Roberto Herrera Tango Company. È stato invitato dalla Fondazione Astor Piazzolla di Buenos Aires nella persona di Laura Escalada per lo spettacolo Il Tango di Ieri e Piazzolla. Attività concertistica, ben più di 700 concerti, esibendosi come solista e anche con diverse formazioni musicali in importanti teatri di tutto il mondo. Allora, dicevo, ho elencato solo in minima parte
tutti i riconoscimenti e i premi che tu hai ricevuto. Quindi ti stavi preoccupando perché so che hai un curriculum veramente molto molto lungo. Allora, come è iniziata la tua passione? Da dove inizia, sì, come nasce la tua passione per la musica e poi perché la fisarmonica? Ok, allora, la musica era già in casa perché mio padre suonava l'organetto abruzzese, nei ritagli di tempo, nel weekend, prima ancora che io nascessi. Quindi le mura di casa respiravano già, ascoltavano già la musica popolare. E quindi è stato inevitabile che mio padre mi abbia trasmesso questa passione. Ho una foto di me giovanissimo, avevo 2 anni e mezzo, credo, 1 anni e mezzo, 3, con un organetto che era più grande di me. E quindi sì, la passione c'è sempre stata, insomma. Quindi organetto e poi fisarmonica per un caso. Adesso rido se penso a quello che accadeva tanti anni fa con l'organetto, però noi volevamo suonare la celebre mazurka variata, famosa di Diavacca, con l'organetto, cose da capogiro, diciamo così. Era impossibile, ovviamente, cioè io cercavo, provavo, ma non... insomma, era quello che era. E quindi mio padre disse, ma cioè, andiamo direttamente al sodo, compriamo la fisarmonica e buonanotte, inutile che stiamo là a pensare, cioè tanto non sarà mai. Parliamo del 1995, più o meno. E quindi dopo poco arrivo alla fisarmonica e da lì inizio il percorso di studi, insomma. E che cosa è stato veramente importante nella tua formazione professionale? Cos'è che ritieni che sia stato veramente determinante e importante? E poi soprattutto se c'è una figura di riferimento al quale sei rimasto particolarmente legato, sempre nel tuo percorso di formativo. Allora, cos'è stato molto importante? Io, senza nessun tipo di problema o di remora, ti dico l'organetto. Non perché sia stato il mio primo strumento, non solo per quello, ma l'apprendimento uditivo, quindi imitazione, mi ha portato a sviluppare delle capacità. Grazie a Dio ho l'orecchio assoluto. Ricordo che per suonare i brani, io inserivo la cassetta lì nello stereo, 5 pezzi lato A, 5 pezzi lato B, calcoliamo che ogni pezzo durava 2 minuti e mezzo, 3. In un giorno riuscivo a riprodurre, quindi a registrare con il mio orecchio, il mio cervello, tutti i pezzi di quella cassetta. E quello mi ha portato una grande, come dire, una grande capacità di ascolto, di capire, poi ovviamente si è sviluppato molto nel tango questo aspetto, di capire le sfumature, di capire gli accenti, di capire i dettagli. Altra cosa, la memoria appunto. Io senza suonare l'organetto da non so quanti anni, se dovessi riprenderlo da adesso, io suonerei gli stessi pezzi nella stessa maniera quasi. Cioè, la memoria è stata veramente fondamentale, è fondamentale tutt'oggi. E poi la spinta della musica popolare. C'è poco da fare. Per quanto mi riguarda, arrivare da lì è stato molto, 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 molto importante, la musica popolare. Brani molto semplici, quinto primo, ma con una spinta che viene dalla terra, dalla strada, che per me è stata molto importante. Poi ovviamente nel corso degli anni ho avuto la fortuna di avere maestri,
io direi oltre che maestri, persone che mi sono state vicine per quel che hanno potuto e per quello che ho potuto io, le ringrazierò infinitamente con tutto il cuore per quello che mi hanno trasmesso, ma anche solo standoci a parlare una sera d'estate, sempre si apprende, sempre, in qualsiasi situazione. Quindi tutto quello che si è avvicinato a me in questi tanti anni di musica ormai è stato molto importante. Sì. Benissimo. Senti, ma quindi tu, allora, diciamolo che, perché adesso magari ci si vede adesso con questo splendido bandoneon che soltanto affascina ed è magnetico solo a guardarlo. Diciamolo che tu derivi appunto dalla musica popolare che è stata fondamentale per la tua formazione, poi hai anche suonato per tanti anni liscio con la fisarmonica, questo ovviamente. Sì, non ho nessun problema a dirlo, sai, spesse volte è quasi che uno si debba vergognare È per di questo dire che di te lo aver sto suonato. chiedendo, invece non c'è niente da vergognarsi. Assolutamente no, assolutamente no. È ovvio che poi la voglia di conoscere altri aspetti musicali, parliamo appunto della musica cosiddetta colta, è normale che poi mi ha portato al conservatorio, al diploma, alla didattica, eccetera, eccetera, eccetera. Io non ho nessunissimo problema nel dire che ho suonato tanti anni la musica da ballo, la nostra musica popolare. Non ho nessun tipo di problema, non ci vedo niente di male. Ho ascoltato bravissimi fisarmonicisti di liscio e pessimi in altro campo e viceversa. Cioè, il liscio, se ben suonato, ripeto, non ha niente da invidiare. Pensiamo a, che ne so, a un valzer di Castellina Pasi. È una cosa così. Il genere Castellina Pasi è un genere, ha una prassi esecutiva che è diversa da quella di altri fisarmonicisti che hanno comunque segnato un'epoca. Non ci vedo niente di male. Un tango di Castellina Pasi è bellissimo. Perché no? Io lì ho la fisarmonica da liscio. Certo, non la apro da diverso tempo, ma ogni tanto mi chiedo a prendere e suonare, perché no? Cioè, non vedo cosa Assolutamente, ci sia sono di male. Poi uno cioè, a seconda di quello che deve fare, setta il cervello, così come accade con la fisarmonica, così accade con il bandoneon, con l'organetto, cioè, non vedo cosa ci sia di male. Per me è stato fondamentale, fondamentale. d'accordo con te. Assolutamente, anche perché la musica è una ed è tutta bella. C'è una frase che diceva Aníbal Troilo, che è stato uno dei maggiori esponenti del bandoneon in Argentina, diceva che il tango, io dico la musica, non c'è la musica A o la musica B, c'è chi la fa bene e chi la fa male. Esattamente, è così. È così. Senti, quindi praticamente a un certo punto nel 2005 tu inizi dal conservatorio, anzi prima del conservatorio, perché diciamolo che sei anche giovanissimo, prima del conservatorio ti avvicini al repertorio del tango e il bandoneon è proprio veramente il sigillo del tango. Sì. È lunga la strada dal repertorio classico del conservatorio al repertorio tango? Allora, io ti dico la mia esperienza. Avendo conosciuto il tango prima di entrare in conservatorio, io all'epoca già suonavo Bach, suonavo tutto il repertorio della cosiddetta fisarmonica classica, quindi non sentivo l'esigenza di andare a prendere il bandoneon, perché stavo bene con il mio Bach, il mio Solotayoff, o qualsiasi altro autore. La spinta viene non da Piazzolla, la spinta non viene da Piazzolla perché
All'epoca avevo iniziato a ballare tango, e quindi andando nella scuola di ballo, ascoltavo questo tango, questo strumento strano che non era una fisarmonica, non era un organetto, non sapevo che era un bandoneon, però cioè, non sentivo assolutamente l'esigenza, devo essere sincero. Dopodiché, una sera, il caro Livio mi disse: guarda, c'è uno spettacolo di tango a Pescara, vieni, una compagnia argentina, perché non vieni? Ok, vabbè, dissi, ci sarò. Quindi, tutta la schiera di ballerini e l'orchestra, ovviamente, è tutta argentina, erano tutti argentini. Vedevo suonare il bandoneon, ma anche la stessa sera, non, sì, bello strumento, ma niente. Come vidi il solo della coppia principale dello spettacolo, quando vidi il primo ballerino, il modo di ballare di questo uomo. In quell'istante scattò una scintilla per avere quello strumento e per suonare per lui. Perché io dissi in quel preciso istante, non so come, non lo so quando, io un giorno andrò lì sopra e suonerò per quest'uomo. Perché mi aveva colpito così tanto il suo modo di ballare, il suo carisma, tutto il suo essere, no? E da lì ci fu la ricerca disperata, la ricerca disperata di questo bandoneon, e arrivò dopo poco, grazie al maestro Luis Passarella, che sarebbe colui che ha suonato la colonna sonora del postino. Fu lui che mi trovò il mio primo bandoneon, e da lì ci fu tutta la scoperta del mondo tango, perché il tango è un mondo, sia nel ballo, ma ovviamente musicale. E quando si parla di tango si pensa solo magari a Piazzolla, solo alla comparsita, solo al Ciogro, ma credetemi che il tango nasconde tante di quelle sfaccettature, il tango musicale intendo, tante di quelle sfaccettature che è difficile capirle in poco tempo. Sono veramente studi che vanno avanti da anni e comunque c'è sempre da studiare. Detto ciò, dopo anni, perché io ebbi non questo strumento, ebbi il primo bandoneon, il maestro mi disse: tieni, ecco lo strumento. Mi diede una lezione o due, dopodiché finì lì, non sto qua a dire il motivo, e mi ritrovai con questo strumento vecchio di 80 anni. Dissi: ma adesso che cosa ne faccio di questo strumento? Io. Cioè, l'organetto, sì, la fisarmonica, il mantice, però non c'entra assolutamente niente il bandoneon con i miei strumenti. E quindi, piano piano, piano piano, grazie all'obiettivo che mi ero prefissato, piano piano iniziai a capire il suo essere, perché il bandoneon è un'anima. Non c'è niente da dire, specialmente gli strumenti antichi. Questo è uno strumento moderno, però lo strumento antico che ha avuto fino a qualche tempo fa, credetemi, ha veramente un'anima. E quindi piano piano cercai di impararlo da autodidatta, e quindi da lì la scoperta degli stili, la scoperta delle orchestre, come suonare il bandoneon nel tango, come suonarlo da solista. Quali sono i trucchi? Perché non c'era una scuola bandoneonistica. Le scuole di bandoneon sono arrivate dopo ad essere conosciute qua in Europa. E quindi ho fatto tutto da solo. Grazie all'orecchio assoluto, io andavo su YouTube, anzi, con la carta, tiravo giù gli spartiti, perché non ci sono spartiti in tango. Cioè, quello che si trova su internet non è lo spartito delle orchestre dell'epoca. Poi parleremo anche del perché c'è stata l'evoluzione dell'orchestra, l'esplodere di tutti gli stili, eccetera, eccetera. Quindi, matita, carta, orecchio, tanta passione e tante ore e tanti anni di studio mi hanno portato a suonare questo genere così misterioso.
che è un genere misterioso. E niente, va ancora Anche avanti per oggi. anche lo strumento, quello strumento lì è uno strumento misterioso che tra l'altro in pochi conoscono, specialmente qui da noi, magari in Sud America, in Argentina è sicuramente famoso, ma qua da noi in pochi lo conoscono e quindi intanto vorrei che magari se ce lo mostrassi un po' meglio vicino alla camera del PC e tu suoni. Allora, tu suoni il bandoneon bitonico, giusto? Vogliamo spiegare che cos'è esattamente e qual è la difficoltà di questo strumento in poche parole, perché non si può, veramente non potremo stare qui No, mattina, però voglio dire, è uno strumento particolarmente complicato e devo dire che è temuto dalla maggior parte dei musicisti, specialmente dai fisarmonicisti, questo strumento qua. beh, c'è stata una discussione lunga anni perché esistono due tipi di bandoneon. C'è il bandoneon cosiddetto cromatico, che all'apertura e alla chiusura del mantice lo stesso bottone produce lo stesso suono, quindi mi, mi. Il principio di funzionamento è quello della fisarmonica a Sì. bottoni, quindi do, do, diesis, re, re, diesis, mi, eccetera, eccetera, quindi in sequenza. E quindi è sistemato, è uno strumento con una logica, diciamo così, più comprensibile. Se pensiamo a fisarmonica bottoni per terze minori, destra e sinistra, ha una logica comprensibile, quindi aspetti, eccetera, 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 eccetera. Poi il fatto che sia in apertura che in chiusura non cambi la nota è sicuramente vantaggioso. Il sistema bisonoro, così tanto temuto, poi anche lì magari ne potremmo discutere perché credo che sia più facile rispetto all'altro. Il sistema bisonoro non nasce così come lo vediamo noi oggi, quindi con i famosi 71 e 142 toni, no? 71 bottoni, 142 toni. Non nasce così con tutte queste file, ma era più limitato, diciamo così, con tre file. Anzi, pare che il primo strumento abbia avuto 5 bottoni a destra, 5 bottoni a sinistra, in tutto 20, 20 suoni che appunto producessero tonica dominante. E tutt'oggi è rimasta questa cosa. Se noi prendiamo 4 bottoni a destra in apertura dominante, in chiusura è tonica. La stessa cosa a sinistra. Dopodiché ammodernato lo strumento. Non sto a raccontare la storia del bandoneon, però parte da Ulrich, Zimmermann, Arnold, eccetera, 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 ampliarono il teclado, come lo chiamano in Argentina, quindi la bottoniera, e questo provoca come posso dire, una distruzione di un sistema, passatemi il termine, perché aggiungendo i bottoni, le note, il tutto si è mescolato. C'è anche lì una teoria che pare che sia quella della spirale, no? Ad esempio, vi mostro la scala di Do, non so se si vede, magari metto un po' di luce. La scala di Do in apertura. Diciamo che questa scende un po' verso il basso. Se dovessi farla in chiusura, eccetera, eccetera, eccetera. È un sistema completamente differente, perché un conto è fare questo.
Un conto è fare questo. La stessa cosa accade a sinistra, che però è totalmente differente rispetto alla destra. Ho percorso una strada. Ne ho percorso un'altra. Per fare un cromatismo, eccetera, eccetera. Suonare un. Eccetera, eccetera. Non è Cioè, semplice. questo significa che praticamente ci sono quanti schemi mentali rispetto a questo strumento bisogna un po' tenere, gestire contemporaneamente. Ogni scala ha una strada a parte, ha una strada a sé. Ogni scala è in un modo, è in un altro, è in un altro ancora. È come la tastiera del computer. Tu sai dove stanno i bottoni, poi devi essere tu il tuo cervello ad andare lì con le dita, eccetera, 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 no? È uno strumento non immediato, perché memorizzare la bottoniera a destra e a sinistra, sapendo che se Cambia apri hai dei continuazione, suoni, certo. se chiudi ne hai altri, è ovvio che rispetto alla fisarmonica è molto più complicato. Nonostante ciò, quello che dicevo prima, è così temuto il sistema bisonoro. Però credo che abbia un tale comfort rispetto all'altro sistema che secondo me risulta essere più facile. Io quando ho avuto tra le mani uno strumento cromatico ero impedito, cioè non riuscivo a suonare. E la tastiera della fisarmonica a bottoni la conosco. E per me era talmente scomoda che non era immediata. Questo, paradossalmente, nonostante sia un disastro, perché anche Piazzolla diceva che chi voleva imparare questo doveva essere un po' scemo, Esatto, anche ma era. questo avevo letto, che chi voleva imparare il bandoneo doveva essere un po' svitato. Questo dice. Un po' scemo, nella sua pazzia, comunque riesce a trovare una strada per impararlo ed è molto confortevole, che se ne dica o che se ne pensi. Certo, è ovvio che se penso che qua stai mi e qua su stai fa, lo fa 5-2, questo è impossibile per un pianista che ha tutte le note vicine, ma anche la fisarmonica a bottoni. Però nella sua illogicità, tra virgolette, che poi in senso di spirale pare che ce l'abbia, io credo che abbia una ragione di essere. Ci sono degli studi, persone che si avvicinano, che danno delle Cioè, ha teorie, una eccetera, eccetera. logica, mi stai dicendo che anche il bandoneon ha comunque nel suo profondo una logica? Pare di sì, pare di sì. Ah, Pare di sì. pare. Pare che abbia una logica. Ti devi trovare tu. Ti ripeto, pare che ci sia questa cosa della spirale, no? Che le dita vanno secondo una spirale. Non lo so, io il terzo giorno che avevo lo strumento riuscivo a fare qualche piccola melodia. Non mi sono mai chiesto, mai posto il problema spirale, no? Ma di qua, di là, di su. Boom, suonato. Ti sei lasciato andare allo strumento, ti sei lasciato andare allo strumento. Sì, però tu c'è anche da dire che tu sei un talento vero, non sei un, posso dirlo che non sei un musicista comune. No, mi sento di No, io sono affermare questo. un umile servitore della musica con tutti i Sì, miei limiti. sei un umile talentuoso. Senti, senti, allora, prima andare avanti, perché così magari. Insomma, vorrei far ascoltare. Il suono è quello che è, siamo sempre davanti a un microfono direzionale, quale può essere quello del PC, quindi il suono non sarà il massimo, ci proviamo, se magari si distorce un po' il suono, perdonateci. E io vorrei cominciare a fare sentire le affascinanti sonorità di questo strumento. Ok, cambio sedia perché anche la sedia è fondamentale per il bandoneon. Abbandono questa perché ovviamente.
Ovviamente c'è tutta l'impostazione che bisogna rispettare, eccetera, 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 perché Sì. altrimenti... Allora, io ti altrimenti... metto un pochino più vicino, così sei tagliato però, ecco, se vai un po' più indietro. Esatto. Sì, sei perfetto. Che cosa ci fai ascoltare? Allora, mi è stato chiesto dal caro amico Alberto un brano che anche io, come lui, amo molto, è un brano molto semplice, ma molto bello, che si chiama Nunca Tu Bonoio. Un arrangiamento del maestro Rodolfo Medeiros. Ci hai lasciato incantati.
veramente senza parole, bellissimo, bravissimo. Qua si è scatenata la chat. Ah, E ti voglio leggere beh. qualche commento, fantastico, bravissimo. C'è probabilmente il tuo amico al quale hai dedicato il brano, tanti concerti, Musicopè, tanti concerti insieme, unitamente ad un'amicizia inossidabile, mi consentono di assorbire l'ironia della tua dedica. Grazie per la citazione, ma io e il tango argentino siamo due entità diametralmente opposte. Bene. È così, quindi Ines Le Breton dice che è interessante il movimento delle gambe. Il bandoneon si suona anche quindi con questa oscillazione delle gambe che aiutano probabilmente l'apertura e la chiusura del mantice. Il bandoneon si suona con le gambe. Bisogna scindere le due cose. Esiste il tango, il bandoneon per il ballo, Adesso ne parleremo. il bandoneon da solista, il bandoneon solista. Quindi diciamo che quello che voi avete visto è il bandoneon da solista che ha una tecnica particolare, che è una tecnica specifica per la giusta esecuzione. Poi esiste l'altro tipo di bandoneon che ha un altro tipo di un'altra tecnica, tutt'altro strumento. Sono due strumenti differenti, però con la stessa anima che quella del mantice. Insomma, sì, si suona anche, anzi, grazie e soprattutto al movimento delle gambe, perché noi abbiamo bisogno di scaricare il peso sia nostro che dello strumento sulle gambe per suonare, perché non possiamo tenere lo strumento in aria, quindi ha bisogno di stare su tutte e due le gambe quando si suona da solista. Poi c'è anche l'altra posizione che usava Piazzolla, che era quella da in piedi. In Lui piedi. suonava sì, lui suonava da in piedi con lo strumento su una gamba, in modo tale che si apriva naturalmente lo strumento. È un altro tipo di tecnica anche quello. Senti, in effetti, ecco, tu adesso hai appena citato Piazzolla, ma tanto quando si parla di tango è inevitabile pensare a Piazzolla. Poi c'è stato anche, abbiamo celebrato il centenario della sua nascita, appunto l'11 marzo. È stato un grande rivoluzionario, è quello che ha dato un'impronta più moderna all'interpretazione e agli arrangiamenti del repertorio tango, del tango. Però io mi sento di dire, mi sono anche documentata perché anche per fare l'intervista con te, quindi mi sono ascoltata tantissimo, tantissimi altri compositori di tango e devo dire che li ho trovati tutti di una bellezza straordinaria e tra l'altro uno diverso dall'altro, perché appunto il tango non è solamente Astor Piazzolla. Quindi vogliamo Certo. parlare un pochettino di altri compositori e delle differenze appunto che c'è tra il tango suonato, cioè solo suonato, e quello invece suonato per il ballo. Magari ci fai anche degli esempi che rendono veramente bene l'idea di qual è questa differenza per accenti, per esecuzione proprio tecnica. Sullo strumento. Allora, si dice sempre la stessa cosa, che il tango si conosce in Europa grazie a Piazzolla. Questo è un dato di fatto, nessuno mai lo potrà negare. Perché? Perché Piazzolla ha portato la musica di Buenos Aires a livelli colti, diciamo così. Quindi ha scritto musica da camera, concerti per orchestre sinfoniche, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi si conosce Piazzolla per il tango. Io stesso ho conosciuto il tango grazie a Piazzolla, ma come dicevo prima della diretta, Piazzolla è la punta dell'iceberg. Sotto c'è un mondo che si chiama tango, che
è fatto da decine e decine e decine e decine e decine di orchestre, di musicisti che dai primi del Novecento fino alla fine della famosa epoca d'oro, quindi 50, e forse anche qualcosetta in più, sì, 57-58, veramente un mondo di musicisti che hanno scritto per il ballo, perché la musica del tango si è sviluppata grazie anche al movimento politico, sociale, ma al ballo. E quindi tutti coloro che si sono avvicinati al tango in quell'epoca l'hanno fatto per il ballo. E quindi il ballo, man mano, che si andava creando, necessitava di accenti musicali, proprio per coadiuvare il ballo con la musica. E quindi hanno scritto per i ballerini. E da lì si sono create le scuole, si sono creati gli stili, partendo dai famosi tre padri, che erano Julio De Caro, erano Francisco Canaro e Osvaldo Fresedo. Costoro, hanno dato l'impulso alle orchestre tipiche, se così possiamo dire. Quindi poi ognuno di essi ha creato la propria orchestra, secondo il proprio stile. Veramente c'è un mondo dentro. Il tango, che si possa pensare, non è solo la comparsita o non è solo il cioclo, ma credetemi, c'è una miriade di arrangiatori che hanno creato, posso dirlo perché no, senza vergogna, che se ne possa dire o pensare, di capolavori, di 3 minuti. Perché poi, se il tango è arrivato fino ai giorni nostri, in tutto il mondo, un motivo c'è. Cioè, non è l'uno che fa la differenza, ma sono le migliaia di persone che hanno scritto poemi, che hanno scritto musiche, che hanno inventato coreografie, che sono passate alla storia. Quindi, se tutto questo si è sviluppato, per fortuna, voglio dire, non è grazie a coloro che sono contro il tango, per fortuna. Ma cosa celebra il tango? Il tango nasce grazie all'immigrazione, grazie all'unione di vari popoli che si sono ritrovati laggiù nel Rio della Plata. Moltissimi italiani, hanno dato vita a questo crogiolo di un mix di culture, grazie al ballo, poi alla musica. Che cosa celebra? Celebra l'unione, la socialità, secondo me. L'unione, innanzitutto, tra due persone, quando si balla, l'unione tra vari musicisti, quando si suona. Io credo sì, l'unione tra persone, infatti è sociale, il tango popolare, il tango sociale, è l'unione di persone che si ritrovano per ballare o per suonare, per stare insieme, ascoltare musica, fare due chiacchiere con il mate o chissà quale altra cosa. E per me è l'unione. Quindi è questo quello che ti ha affascinato a te del tango? Qual è la maggiore fascinazione che ha avuto su di te il tango? Da prima, voler scoprire un mondo musicale a me sconosciuto, perché poi quando ci si addentra, come dicevo prima, si ascolta veramente tanta roba, nel senso che orchestre diverse, perché quello suona così rispetto all'altro, no, ma quello viene dall'altra scuola, allora quello per essere diverso dall'altro ha fatto un'altra cosa, hanno inventato dal nulla, e quindi la voglia di scoprire questi aspetti musicali mi ha avvicinato parecchio. Dopodiché, quando ti trovi con il bandoneon in Russia alla sala Rachmaninoff, ti vedi 3.000 persone, tu sei l'unico abruzzese lì in mezzo con tutti i russi, anche lui pensandoci oggi, sì, anche tutto è servito, tutto. Ma lo stesso, io ho avuto la fortuna di stare a suonare e parlare con persone veramente che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Ne dico uno, Orazio Ferrer, che era il paroliere,
Astor Piazzolla, colui che scrisse I Cicli in De Lacin, colui che scrisse La bicicletta blanca, che scrisse I Balà per un loco. E quando tu stai a Napoli, vicino al castello, e lui ti racconta perché scriveva Cicli in De Lacin, tu ti senti piccolo. Ti senti piccolo perché quello comunque è una persona che ha costruito un qualcosa che rimarrà in eterno. Non quello che voglio dire, non solo Bach o Buxtehude hanno scritto cose che rimarranno per l'eternità. Ci sono anche altre persone che hanno dedicato la vita e comunque vanno rispettate. E quindi io quando stavo a fianco a questi personaggi, o Ferrer, Adrover, Lisandro, il bandoneonista, la moglie di Piazzolla che mi raccontava gli aneddoti, tu ti senti piccolo perché stai parlando con una persona che ha 80 anni di storia dietro. E quello, stare insieme a loro, respirare, c'è cioè anche il movimento di una mano che mi faceva Ferrer a Napoli, esempio, io gli facevo così, no? E lui iniziava, guarda, non ci cioè, capisci? Respirare il loro essere mi è servito tantissimo. Anche quello mi ha attirato, senza dubbio, senza ombra di dubbio. Ma la stessa cosa, prendere il bandoneon, andare in Nuova Zelanda e suonare per persone che amano la stessa cosa che ami tu, in una chiesa, capisci? Cioè, il bello di questo lavoro, che non è un lavoro perché è innanzitutto una passione. È proprio questo, è proprio questo, cioè andare in posti sconosciuti, conoscere le persone, rimanere amici nel tempo legati da una stessa passione. Senti Simone, ci fai qualche appunto, tornando al discorso che, di prima, ci fai qualche esempio di tecnica esecutiva allo strumento sul tango, magari più che altro da ballo, credo, no? Quello praticamente di, non so, di Pugliese, di Sarli, che io a Sì. me quando l'ho ascoltato sono impazzita perché è bellissimo. Beh, ti ringrazio. Dicevo, il tango si è sviluppato grazie a tutto quel movimento che era generato dalle milonghe, che sono i posti dove noi andiamo a ballare tango abitualmente. Quindi musica per il ballo. Principalmente. E quindi, come dicevo prima, hanno scritto dei brani, hanno arrangiato dei brani perché c'erano delle esigenze. Col passare del tempo, come ho accennato prima, le diverse orchestre hanno creato il proprio stile esecutivo. Infatti, si dice stile pugliese, stile di Sarli, stile d'Arienzo, stile un altro nome, stile Troilo. Quindi ogni orchestra ha avuto il capo orchestra, che appunto dà il nome, il cognome del capo orchestra dà il nome a tutta l'orchestra. Il capo orchestra si faceva aiutare, era coadiuvato, aveva dei bracci dentro l'orchestra che non solo suonavano, ma arrangiavano, specialmente in un'orchestra di Leopoldo Pugliese. Arrangiavano quindi secondo il volere di questo capo orchestra e quindi lo stile. E lo stile è andato di pari passo, credo, con il ballo. Quindi il ballo, quando io ballo pugliese, ballo in un modo, perché è fatto in una determinata maniera l'arrangiamento. Quando ballo d'Arienzo è tutt'altro. Se prendiamo ad esempio un brano molto semplice e conosciuto, che è il Cioplo. Eccetera, eccetera, eccetera. Quando lo arrangiava Di Sarli, adesso non sto a dire le caratteristiche di Di Sarli, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque era considerato il signor del tango perché era uno stile molto cadenzato,
molto, molto riflessivo, molto spazio ai violini. Considera che farlo col bandoneon è difficile perché parlare di stile significa parlare del violino, di come suona il violino, parlare di come suona il pianoforte, e poi tutto l'insieme ovviamente dà la percezione di quello che dovrei. Che doveva essere all'epoca, ed è tutt'oggi per noi grazie alle registrazioni. Quindi posso fare un piccolo esempio di quello che può sembrare lo stile di Sarri. Di Sarri, ad esempio, la suonava così. Particolare esecuzione, no? Pur semplice che sia. Se prendiamo lo stesso pezzo suonato da D'Arienzo, che era molto energico, il famoso re del compasso che accentuava tutti e quattro i quarti della battuta, modello schizofrenico, andiamo Esatto. così. Così. Grazie anche al movimento della gamba che appunto serviva a dare quell'accento, quell'impulso necessario per il ballo, perché ballare un pezzo con questa velocità significa andare più veloci. D'Arienzo voleva questo, nel 1935, dopo la morte di Gardel, fu lui a riportare l'orchestra di tango su e quindi tutto il movimento sociale che riporto su, insomma, quindi il ballo doveva essere veloce e quindi attirava i giovani all'epoca. Pensa un po', cioè, se andava a ballare da Rienzo, perché era. Poi abbiamo detto Di Sarli, abbiamo detto da Rienzo, Da Rienzo. sì, tutti italiani, o di nascita oppure di nonni, eccetera, eccetera. Un altro stile molto importante è quello di Osvaldo Pugliese, perché è stato, diciamo così, unico nel suo genere nel dare un ritmo non fisso all'orchestra, perché generalmente le orchestre avevano un ritmo fisso, nel senso che il metronomo era sempre quello, più o meno. Pugliese, non il primo Pugliese della prima ora, diciamo così, Pugliese un po' più maturo, cosa fece? Grazie anche agli arrangiatori che aveva dentro l'orchestra, cambiò questo schema fisso. Quindi il ritmo era fluttuante, era flessibile, era tirato, allungato, riaccorciato. E quindi ballare un pugliese per noi non vuol dire stare lì come una trottola a girare, vuol dire essere più riflessivi, a fare un movimento a scatti, diciamo così, il famoso stile arrebattato, nel senso che a lui piaceva molto fare questo. Qui il tempo non c'è, il ballerino deve un attimo accomodarsi. E quindi, oltre a questo, lui accentuò molto il primo è il terzo tempo della battuta, ma ne fece un manifesto di questa cosa. Pensate un po', accentuare il primo e il terzo tempo della battuta all'epoca sembrava un punto di svolta, perché ne so, Sì. cioè, questo perché accentuava il primo e il terzo, e l'orchestra tutta lì a fare, compresi i contrabbassi, i violini, tutti ad accentuare il primo e il terzo. E scrisse un brano che il suo manifesto, che si chiama La Ciumba, appunto dalla strappata, dal gliss del contrabbasso e anche dal movimento che lui faceva sul pianoforte, scrisse la ciumba, che se vogliamo prendere lo spartito, è scritta così. No, ti viene da ballare comunque, eh? A me viene da ballare, adesso mi alzo.
cosa fece Pugliese? Diede, come dicevo prima, gli accenti e la modifica del ritmo, e lo stile Pugliese non si suona come lo suono io adesso, si suona in quest'altra maniera. Può sembrare strano, brutto, quello che ti pare, però va suonato così. Vedete che nascondo molto le note che si trovano nei tempi deboli. Ma appunto, come dicevo prima, allargava il ritmo e introdusse anche lui i soli all'interno del brano. A un certo punto, a metà pezzo più o meno, si ferma l'orchestra e c'è un solo di bandoneon speso. Eccetera, eccetera. Uno stile molto sanguigno, molto sanguigno. Ovviamente parlare di stili, come dicevo prima, implicherebbe parlare del violino, di come sono i contrabbassi, il pianoforte, eccetera, eccetera. Comunque, ho dato una piccolissima infarinata a Vogliamo dire Pugliese. di quanti elementi era composta l'orchestra, un'orchestra di tango? All'inizio, i primi ensemble erano tri, cioè flauto, chitarra, violino, dopodiché vengono introdotti il bandoneon, il contrabbasso. Poi si crearono le orchestre tipiche che avevano le file, cioè a parte il pianoforte, che posso, ovviamente era uno, il contrabbasso era uno, si crearono le file di bandoneon e le file di violino. 3, 4 bandoneon, 5 bandoneon. La stessa cosa dietro per i violini. Poi chi utilizzava la sezione degli archi di violini, quindi viole, violoncelli, chi ha avuto solamente i violini, per esempio Carlo Di Sarli, che amava moltissimo il violino, aveva solo violini, non aveva viole, violoncelli. Quindi quando si parla di orchestra tipica, Sì. come la conosciamo noi oggi, si intendeva fila dei violini, fila dei bandoneon, eccetera, 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 eccetera. Calcolo che il numero massimo di un'orchestra credo che sia stato 11 o 12 persone, 13, qualcosa del genere. Quindi all'epoca c'era tutto quel movimento che permetteva di, se vogliamo parlare in soldoni, permetteva il mercato, no? Permetteva il lavoro di musicista di tango. Oggi replicare quello è impossibile. È impossibile. Ma replicare quelle sonorità è impossibile. Noi ci proviamo, facciamo le cover, ci divertiamo, però quantunque possa suonare bene, per vari motivi, non si può replicare quello che è stato. La stessa cosa con Piazzolla. Tutti noi suoniamo Piazzolla, ma non lo puoi replicare. Sì, ti puoi avvicinare. Sono cose che rimangono lì, che sono ferme. Poi noi facciamo le cover nei comuni mortali, ma Ma che cosa significa quando si dice si sporca il suono? Che cosa significa esattamente? l'ho fatto sentire prima. Cioè, il musicista classico, ripeto, classico, fa sentire bene gli accenti, la legatura, il punto. Nel tango non c'è bisogno di tutta questa Pulizia. attenzione. Pulizia, no, non è così, cioè, ovvio, poi, come si dice, ammucchiare le note, devi comunque avere una certa traiettoria, però il fatto che noi giochiamo molto con il mantice, questa cosa della strada, questa cosa del ballo, ti porta a fare così. Non sto suonando. Credo che non farebbe alzare nessun ballerino. No,
così. Poi ovviamente c'è lo stile un po' più pulito, tipo quello di Sarli. No? Un pochino più melodico, tra virgolette, un po' più tranquillo, ha necessità un po' più di pulizia. Quando si dice suonare sporco, si intende magari non essere così precisi nella digitazione, nell'apretare, come dire in Argentina, nello schiacciare il bottone, di far sentire molta. Sento ma non sento, no? Perché credo che, per la mia esperienza, il tango sta nel non far ascoltare alcune cose. Per me lì è il segreto. Cioè non suonare tutto. Non suonare tutto. No, perché non è questo. Crea un altro clima, ma il ballerino per dargli la carica ha bisogno di quella cosa un po' ruspante, diciamo così. Senti, ci fai ascoltare un altro brano dall'inizio alla fine? Ok. Come dicevi tu all'inizio, è tanto che non sono in pubblico e credimi, questa sera lo voglio dire. Ci siamo già detti prima, per me è emozionante perché non sono da un anno, più di un anno, no? Sì, sono a casa, ma non è stare in pubblico, è perdere quella cosa con il pubblico, credetemi che cambia. Infatti queste sere sono particolarmente emozionato, spero di non sbagliare, ma sappiate che se accadrà. Comunque, se ti consola, non sei l'unico che ha detto questa cosa prima della diretta. E a buon intenditor, poche parole, che è connesso qui anche stasera. E quindi questo succede perché ci si disabitua a suonare in pubblico. È un anno che siamo fermi, quindi ci sta che c'è l'emozione, ma io secondo il mio parere credo che sia bello anche quello, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Bene, vi farò ascoltare un brano che si chiama Fuimos, la versione di Leopoldo Federico. È un brano cantato, perché ovviamente il 70% dei brani, non abbiamo parlato del cantante nell'orchestra, il Dopo ci 70%, 80% arriviamo anche alla parte cantata. sì, la maggior parte dei brani ha la lettera, alla parola. E quindi sarebbe molto importante, è molto importante per i musicisti che sono tango conoscere anche le parole, perché sicuramente aiuta a capire il significato del pezzo. Poi ovviamente se ne fanno parti per bandoneon solo, per altro strumento solo. Fuimos. Grazie.
Bellissimo, sublime veramente. Allora, Manuela Mammetti, bravo Simone, emozioni anche noi. Roberto Herrera Tango è connesso, Oh, grande Simo. non ho detto. Ricordate la storia di quel ragazzo che voleva suonare per quell'uomo? Del ballerino? Era proprio lui. Era Infatti mi hanno chiesto proprio in chat privata, mi hanno chiesto, ma poi ha suonato per quel ballerino? Ecco, questa è la lui. Sì, risposta, era poi proprio lui. adesso la racconto tutta. Lui non sapeva di questo mio pallino che avevo per lui, per tutto quello che rappresentava, perché Roberto Herrera rappresenta tutt'oggi e sempre rappresenterà un punto di riferimento per tutti i ballerini del mondo, maestri, non maestri, amatori o no. Perché è stato, tra l'altro, il primo ballerino dell'orchestra del maestro Osvaldo Pugliese. Quindi non è che si parla di come dire, cioè, si parla di persone molto importanti. E quindi, dopo anni che io avevo quel pallino di andare a suonare per lui, avevo imparato per lui. Io guardavo i suoi video, appunto, delle sue esibizioni, in giro per il mondo. Io, senza successo, mettevo YouTube, accendevo YouTube, mettevo il suo video, cercavo il suo video e con lo stesso brano ci suonavo sopra, guardando i suoi piedi, guardando il suo modo di camminare, che è unico al mondo, non c'è nessun altro. E dopo qualche anno ci incontrammo e pianificammo il nostro primo spettacolo insieme. E quindi dal 2012, 2011 è nato questo connubio per me importantissimo, perché se sono il bandoneon è grazie al maestro Roberto, che sempre, sempre porterò nel cuore con me. E quindi dal 2011 che collaboriamo, ci siamo sentiti tra l'altro anche ieri per uno spettacolo che dovrà svolgersi a Piacenza a luglio. E con lui abbiamo fatto tournée in tutta Italia, in Europa. Abbiamo fatto più di 80 concerti in teatro insieme, e quindi aver raggiunto un sogno impossibile, perché un ragazzo di Pescara che si fa arrivare una scatola di legno, inizia a suonare perché vuole andare sul palco con lui, poi raggiunge il sogno, ma non solo quello, viene chiamato dalla moglie di Piazzolla, ha suonato con l'orchestra russa Solo Tango. Il panorama mondiale è una delle migliori orchestre al mondo e per me è tanta roba. Io credo di aver avuto e di avere una vita straordinaria nella mia semplicità, ma aver fissato degli obiettivi, averli raggiunti tutti quanti, forse anche di più, anche immeritatamente, perché, come dire, tutta questa bravura io non la vedo, però è arrivata e me la sono presa, la storia dei concerti, di tutte queste collaborazioni, me la sono goduta. E quindi, muchas gracias, Roberto. Ti leggo un commento di Danilo Caravaggio, penso che tu conosca. Grande maestro, trasmetti ancora una volta in questa intervista la tua grande passione e capacità musicale, che in tanti abbiamo avuto modo di apprezzare nei tuoi concerti, nei panni di musicista e personalmente con onore quale tuo allievo, anche come dedito insegnante e compositore di talento. Il percorso prosegue, perché vorrei dire che tu sei anche un compositore.
No, nel Beh, però tu hai senso composto. che ho composto, ciò non vuol dire che io sia un compositore. Ogni tanto sento l'esigenza di buttare giù delle cose e di creare un qualcosa. Non mi definisco compositore perché non ho studiato composizione e non mi ritengo un compositore. Cioè. Quindi ogni tanto scrivo per esigenze e quando capita mi piace farlo. Niente di più. Quindi, però, quindi sei in parte compositore, sei un concertista, sei anche un insegnante, da quanto leggo, giusto? Sì, io insegno sia Bandoneon, appunto, ho la fortuna di avere anche allievi come Danilo che si appassionano a questo strumento, ma insegno fisarmonica in una scuola media. Quindi, come vedete, la doppia strada, sì, scusate, ogni tanto mi viene una parola spagnola, non so perché. Porta avanti il doppio canale Qual è, in dell'insegnamento. quale ruolo ti senti più a tuo agio a questo punto? Come insegnante, come concertista? L'essere umano è uno con più sfaccettature. Ti dico che mi sento benissimo quando sto sul palco e sono per Roberto che sento la sua aria che mi invade. Mi sento benissimo in una stanza di scuola media a fare Do Re Mi Fa Sol, perché credo, sono fermamente convinto che quello che tutti noi abbiamo imparato dai nostri maestri dobbiamo trasmetterlo. Un musicista avaro che ha Sono delle d'accordo. remore, di dare quello che ha dentro, cioè io non sono così. Quindi mi divido tra appunto il concertismo e l'insegnamento, perché sai, insegnare in un conservatorio, comunque a ragazzi grandi, è una cosa. Insegnare a ragazzi che per la prima volta si approcciano alla musica o alla fisarmonica in particolare, è un qualcosa di importante, perché cioè, chi va al conservatorio ha scelto. C'è poco da fare, cioè ha scelto quella strada che duri una vita o il corso di studi, ma spesse volte lo dico perché non ho niente da temere, avere paura. I ragazzi a scuola scelgono fisarmonica magari perché non lo so, non sanno il reale, cioè non conoscono realmente lo strumento. E poi quando tu devi far appassionare un ragazzo di prima media, cioè. Capisci che il discorso si fa interessante, molto arduo, però che dà anche molte soddisfazioni, prendere qualcuno da zero e portarlo su. Quindi è molto Cioè, importante cosa ti l'insegnamento. sentiresti di consigliare a un ragazzo, un adolescente o un bambino che si avvicina alla musica? Qualsiasi persona che si avvicina alla musica, di fare l'esperienza, perché in questo caso dura da 35 anni. Nel caso del bambino può durare 3 anni di scuola media, può durare 10 anni di conservatorio, come può durare anche un mese, però la musica è un'esperienza da fare, sin da piccoli, perché sai, qua in Italia purtroppo la musica non viene insegnata sin da piccoli, cioè sin dall'elementare. Sì, si fa un, però dico, strumento. Sì, ci sono dei corsi col decreto, però la musica va fatta conoscere dall'inizio. Sicuramente si potrebbe fare molto di più per inserire educazione musicale nelle scuole, fin dalle elementari. Senti, ma se dovessi Dall'elementare. descrivere la musica a un bambino, come la descriveresti? Proprio a un bambino, eh? Per me è un gioco. È un gioco. Per me è un gioco, cioè questa è la cosa meno peggio che mi riesce a fare nella vita. La faccio male, sì, però è la cosa meno, non avrei potuto fare nient'altro. Quindi per me è un gioco, non è un lavoro, è una passione. Cioè, lo stesso prendere un brano scritto nel 1940, dove tu non hai uno straccio di spartito, devi affidarti all'orecchio che hai per trascrivere.
velocità d'esecuzione, una variazione. La sfumatura del contrabbasso si strappa, tira con l'arco, fa il glisso, eccetera, eccetera. È come un cucirsi un abito addosso. E quello per me è un gioco. Il sarto non è che il sarto sta giocando lì. Come il compositore che buttava i dadi e scriveva. Cioè, per me è una scatola magica che a volte ti dà grande soddisfazione, a volte ti bastona e a volte ti fa sentire in un'altra dimensione, perché poi quello è il reale scopo, no scopo, il reale effetto che almeno dà sul mio corpo e sulla mia mente. Io quando sto con gli occhi chiusi vai in un altro mondo, cioè in un'altra dimensione. Spesse volte non ci vai, perché dobbiamo dirlo, spesse volte non ci vai in un'altra dimensione perché non è il tuo giorno, perché la mano non ti Capita risponde anche quello. lo Certo. strumento non ti suona, non è lo strumento che suona, sei tu che non sei pronto quel Certo, giorno. E assolutamente. quindi è un compromesso ogni volta. Come stasera, vedi, mi sono emozionato, mi sono perso. Non, nessun, nessuna vergogna nel dire, ops, sbagliato, Non c'è nessuna riparto. vergogna, anzi è stato bellissimo. Ha messo in evidenza l'aspetto umano del musicista e del concertista quale sei. Quindi Cioè, le macchine non si rompono. esistono le macchine, non esistono. Senti, ma Saremo per te è più anche d'accordo. importante avere talento o fare esercizio? O ed entrambe? Il talento corre un grosso rischio, che se non studi si perde. Se il talento non viene curato, e credimi, ho visto tanti, tanti talenti. Io quando suonavo l'organetto, e andavo a fare i famosi concorsi per organetto, c'erano decine, centinaia di ragazzi, ma veramente bravi, più bravi di me. Quindi talenti naturali, non addestrati, quelli, cioè, suonavano ad orecchio, suonavano, però non hanno avuto una guida, innanzitutto, che appunto li prendesse per mano e li guidasse verso un percorso di studi ragionato, attento, e si sono persi. Non, io credo che il talento corra questo grosso rischio. La persona che nasce studiata, diciamo così, che non è talentosa, anche lì poi ne potremmo parlare, che non è talentosa ma è metodica, quello arriva comunque, anzi, spesse volte arriva più dell'altro. Che talento, Allora ho qualche perché speranza, allora. la speranza è l'ultima a morire. Se non è per questo, sarà per me. L'importante è avere un po' di tutte, sì, un po' di tutte e due, credo. Un po' di tutte e due ci vogliono, forse. Senti, Antonella Reina sta facendo una domanda ed è: cosa ti trasmette come strumento il bandoneon rispetto alla fisarmonica? Allora, il bandoneon è uno strumento magico. Dico questo perché conosco molto bene la fisarmonica, quindi ti posso dire qual è il mio pensiero. Con la fisarmonica, non voglio essere scurrile, con la fisarmonica hai un rapporto molto bello. Cioè, perlomeno ho un rapporto molto bello, cioè, è carnale, è molto carnale. Col bandoneon è come avere un amante. È una cosa diversa, è una cosa diversa che, come Quindi è dire, emozione pura, praticamente, mi stai dicendo. è molto istintivo, è Molto molto istintivo, il istintiva. bandoneon è molto ragionato. Ecco, una cosa, la fisarmonica è molto molto razionale. Perlomeno quando io mi siedo e suono Bach, già per l'autore devo essere razionale, ma anche con altri autori, magari anche della letteratura russa o altra, è uno strumento per me molto razionale. Qui è tutto molto primitivo. Seppur sia anche qui ragionata un sacco di roba,
forse perché questo suono è più facile da modulare. Un'altra cosa importante è che bandoneon, adesso non so dal computer, non so se si sente, ma può cambiare timbro il bandoneon, cioè riesce ad ottenere delle sfumature in base a come viene suonato. Non mi capita con la fisarmonica, cioè qui sento molti più armonici, sento molto più una cosa che ti si pianta qui nello stomaco e c'è poco da fare. Amo tutti e due gli strumenti e mai nessuno me li toglierà dalle mani. Però sì, esempio, tenevo lì. Definirla, è molto più libera in questo caso, specialmente. Puoi prenderti delle libertà che credo con la fisarmonica non si riesce a, non si riesce a Comunque comprendere. hai spiegato perfettamente. No, soprattutto dicendo l'associazione che hai fatto con l'amante, credo che sia stata chiarissima per tutti. Comunque, non c'è stato neanche bisogno dell'esecuzione strumentale per far capire questa cosa. C'è anche da dire che il repertorio del tango, partitura praticamente inesistente, giusto? No, Piazzolla è stato uno dei pochissimi che ha lasciato qualcosa di scritto, anche lì se ne può parlare, perché lo spartito di Piazzolla sì, è una guida, spesse volte trovi realmente quello che lui voleva, altre volte no, perché lui improvvisava anche molto, e quindi lo spartito è una scusa. Già solo in Piazzolla che ha lasciato qualcosa. Nelle orchestre degli anni passati, specialmente nell'epoca d'oro, a noi sono giunte pochissime partiture. Hanno recuperato un archivio dell'orchestra di Aníbal Troilo, ma anche lì, sai, molto dipende dal musicista e da quello che il compositore, l'arrangiatore, il direttore d'orchestra voleva per il suo stile. Lo spartito è una scusa, cioè puoi trovare la nota, sì, va bene, ok, quello è un punto di partenza, però come fai a scrivere, come fai a scrivere una cosa del genere? Molti suoni strani, molti cluster, cioè puoi trovare lo spartito, però poi devi sapere con lo spartito a quale orchestra fa riferimento. Quindi lo spartito Certo. sì, ce l'abbiamo lì, ma ok, improvvisiamo, suoniamo questo pezzo stile pugliese. Uno deve sapere quello che è lo stile Quindi pugliese, diciamo che quindi quello che è detta è la direzione è lo stile, non è la partitura, non è la se si composizione in parla di sé tango stessa, per il ma ballo, si sì. parla di stili. Se si parla di tango per il ballo, sì, assolutamente imprescindibile. Poi c'è tutta un'altra serie di compositori, di musicisti, anche contemporanei, grazie al cielo, che
che hanno scritto musica nuova. E lì c'è lo spartito scritto per bene, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaro che una cosa è il tango per il ballo, una cosa è il tango d'ascolto, tipo Piazzolla, perché Piazzolla è tango, non è tango per il ballo, ma per me è tango a morire Piazzolla. Un'altra cosa è tutta la musica contemporanea che sta scrivendo il maestro Marconi, ma lo stesso Grover, ci sono tanti, tanti musicisti che dagli anni 60 in poi hanno scritto musica nuova e stanno lasciando delle partiture, perché è giusto che sia, a memoria della precedente esperienza. Sì, cioè il tango non è solo una di 50, insomma, ecco. Quindi si sta andando verso una scrittura, verso nuove composizioni nel repertorio del tango. Assolutamente sì, è giusto che sia così, e grazie al cielo che ci sono questi compositori che poi non sono altro che gli stessi musicisti, spesse volte, che suonavano nelle orchestre tipiche del passato, che poi hanno lasciato. Uno era Leopoldo Federico. Leopoldo Federico ha suonato con tutte le orchestre tipiche del passato, ma ha creato i soli per bandoneon. Lui è stato uno di quelli che ha lasciato tanti soli arrangiati per bandoneon, ovviamente tratti dal repertorio, e quindi lui è uno di quelli, ma ci sono tanti, Marconi, Medeiros, Binelli, Mosalini, ci sono tanti, tanti bandoneonisti, musicisti che stanno scrivendo, hanno scritto qualcosa di diverso. Il tango non è solamente il ballo, non è solamente musica per il ballo. Assolutamente no, sarebbe troppo riduttivo. Il bandoneon per il ballo sarebbe troppo riduttivo. Ci deve essere per forza una evoluzione, un cambiamento. È il tempo che va avanti, quindi ci sono tappe che finiscono e da lì in poi si crea un'altra generazione di musicisti, di pensieri. Lo stesso Piazzolla, perché è diventato Piazzolla? Certo, Perché lui veniva certo. da lì. Lui ha incorporato tutto l'amore, il sentimento di strada del tango, c'aveva tutto quanto dentro, arrangiato per Aníbal Troilo, suonava con Aníbal Troilo, ha scritto per tanti altri, poi ha fatto la sua strada, grazie al cielo. E quindi, ovviamente, Piazzolla è la punta, però ci sono tante, tante altre persone che meritano il nostro riconoscimento per portare avanti la tradizione e migliorarla. Tu come riesci a far fuoriuscire la tua personalità nei brani scritti da altri? Come la metti l'interpretazione? Come riesci, insomma, ecco, ad affermarti nella tua perché poi tu hai la tua personalità e sei un musicista, non è che esegui solamente brani di Pugliese, Gardel, di Sarli e via dicendo. Lo stesso pezzo che ho suonato io, Fuimos, non è nient'altro che un pezzo di carta. Inutile, se vogliamo, una carta inutile. Sì, si ascolta l'interpretazione originale di Federico che ha trascritto il brano, ma non potrò mai essere Federico. Quindi, per forza di cose, tu ne fai una tua versione, anche se simile, ma il bandoneon ha quest'altra grande caratteristica, cambia anima a seconda di chi lo suona. E quindi io con il mio corpo do una determinata timbrica allo strumento. Quindi qualsiasi cosa che io faccia non sarà mai uguale a quella di un altro, e viceversa, ovviamente. Quindi magari un passaggio lo posso fare più veloce, posso fare più lento, qua stacco, qua lo faccio legato, non sarà mai una copia effettiva, ma di niente. Ma ben venga, perché sennò saremmo tutti quanti uguali. No, assolutamente. Quindi comunque uno strumento che stai dicendo si plasma molto, essendo anche molto istintivo, sono quelle cose che hai detto prima, si plasma molto anche alla personalità, alla fisicità di chi lo sta suonando. Guarda, ogni bandoneon non è uguale all'altro, nel senso che i bandoneon costruiti fino al 1939, quelli fatti in Germania da Alfred Arnold, non sto a fare tutta la storia del bandoneon perché non ne siamo più. Quindi ogni strumento è un mondo a sé. Se
Se io smonto questo strumento e la tappa destra la metto su un altro strumento, non va, perché sono strumenti fatti interamente a mano. Sì. Quindi il legno, l'acciaio armonico, il legno di risonanza, eccetera, eccetera. Calcolate che uno strumento fatto nel 39, che è arrivato fino a oggi, ne ha fatta di strada, se vogliamo, ne ha viste di mani, ne ha respirati di ambienti. E a seconda di chi lo suona, sembrerà strano, ma il bandoneon suona, cioè, ha un timbro, ha delle sfaccettature. Per esempio, il bandoneon di Leopoldo Federico, si riconosce che uno che è abituato ad ascoltare bandoneon sa che quel timbro è di Federico ed è inconfondibile. L'altro bandoneon è di Marconi e si sente perché è di Marconi. L'altro che è di Mosalini, si sente perché è di Mosalini, ma lo stesso Piazzolla, che aveva una tecnica tutta sua per suonare, con quattro dita, se non erro, si sente. Quindi ogni bandoneon, cioè questo è il mio strumento, con me ha questo suono. Se io questo lo faccio suonare ad un altro, ha un suono Cambia. diverso. Vabbè, ah, questo è molto interessante. Sì, ho provato strumenti di altri musicisti che poi non avevano la stessa caratteristica, perché la mano, il corpo, non lo so, cioè, capisci? Diceva Federico che Quello che adesso tu hai tra le mani, dove è stato, che storia ha, da dove viene? allora, io sono sempre stato particolarmente affezionato agli strumenti antichi. Quelli prodotti fino al 1939 dell'Alfred Arnold. Ho ceduto il mio strumento personale proprio all'amico Danilo Caravaggio, che lo custodisce gelosamente, lo suona ogni tanto. E nel frattempo ho comprato uno strumento moderno prodotto in Germania, perché in Italia purtroppo, ma devo dire, questa cosa non si riesce a riprodurre uno strumento che si avvicini ai bandoneon antichi, e quindi non possiamo fare altro che andare in Germania e comprare uno strumento del genere che secondo me è un discreto compromesso, come dire, volendo ascoltare il suono del vecchio strumento. Questo è un compromesso, chiaramente non sarà mai uno strumento che suona da 100 anni quasi, ma ne ha 5, quindi avrà bisogno di tanto altro tempo per forgiarsi, diciamo così. E nel frattempo sono in trattativa per un altro strumento antico. Vabbè. Comunque, credo che ogni bandoneonista debba avere uno strumento antico e uno strumento moderno, insomma, a questa conclusione. Però, mio pensiero personale, insomma, e Allora, niente. Francesco Palasso sta facendo una domanda. Ci puoi spiegare che differenza, è una domanda un po' tecnica, però, che la differenza di suono o di approccio esecutivo tra il bandoneon bitonico e quello cromatico? Allora, io dico sempre la mia esperienza, poi non so se è giusto o sbagliata per un'altra persona. C'è stato un momento in cui, prima di comprare il bandoneon di sonoro, volevo comprare il sistema cromatico, perché venendo dalla fisarmonica a bottoni, il passaggio è molto semplice. Minimo sforzo, massimo rendimento. Diciamolo così. Dopodiché mi sono detto: no, lo strumento più usato da tutti i bandoneonisti è questo. Ci sarà un motivo. Quindi, ok, vada per questo. E quindi, sì, io sinceramente, caro Francesco, caro maestro, che ti posso dire? Cioè, il sistema cromatico è come la fisarmonica a bottoni, cioè suoni, leggi lo spartito. Qui invece c'è tutto uno studio da fare per suonare questo strumento. Cioè, non lo suoni in un mese questo, assolutamente no. Io ho trovato di fondamentale importanza lo studio tecnico delle scale. Sto scrivendo un libro di scale e arpeggi per bandoneon, perché in Europa non è facile reperire metodi e quant'altro.
Le scale sì, mi hanno dato una grossa mano per capire l'approccio alla didattica. Sì, ci sono dei metodi, diversi metodi che noi utilizziamo per fare lezione. Ovviamente un metodo unico, come il maestro saprà benissimo, magari non basta. Prendi un pochetto da questo, un pochetto da là, un pochetto da di là e fai il percorso individuale per quella persona. Io credo molto in questa cosa, no? Ad esempio, Danilo ha un percorso suo, è un compromesso tra il suo desiderio e il mio, quindi ci andiamo incontro un attimo, scegliamo insieme un repertorio didattico che lo faccia camminare. Un'altra persona adotta un altro sistema, però ci sono dei metodi assolutamente. Non so se ho risposto al maestro. Sì, penso di sì, sta rispondendo, anzi ti ringrazio, ammiro davvero questa onestà intellettuale. Ma credo che sia la cosa primordiale per ogni persona, essere coerenti con se stessi e sinceri, ammettere l'errore quando lo fai, dirsi ok, sono stato bravo, oppure potevo migliorare, potevo fare di più. Credo che l'umiltà, sia la base di tutto, perché altrimenti. Bisogna essere Assolutamente sinceri, così. bisogna essere sinceri e dire questo non lo posso fare io, magari vai da un'altra persona, oppure questo sì te lo posso dare, magari. Sta chiedendo, ma il suono cambia? Il suono cambia rispetto a cosa? Rispetto alla domanda di prima, Rispetto insomma, ecco. all'altro sistema cromatico, questo c'è stato un dibattito lungo anni e anni e anni, anni su questa cosa. Partiamo dal presupposto che il musicista fa la musica e poi sceglie il proprio strumento. Partiamo da questo presupposto. Io devo essere sincero, sì, cambia il timbro. Cambia il suono nettamente. Un orecchio ben attento capisce al volo che si tratta di uno strumento cosiddetto cromatico e uno strumento bisonoro. Ci sono delle differenze. Io, al di là del materiale, perché poi anche il cromatico veniva costruito all'epoca, credo che la disposizione delle ance. L'esposizione delle ance, quindi la mezcla, quello che chiamano in spagnolo, dei suoni, quindi la risonanza, sicuramente produca quell'effetto di suono più pastoso, meno nasale, perché poi le misure sono le stesse, il materiale è lo stesso, perché Arnold era il cromatico, Arnold è il bisonoro. La qualità del materiale, credo che anche il cromatico sia stato. Fosse costruito con le piastre in zinco, perché noi il bandoneon, diciamo quello che suoniamo noi, lo strumento professionale, ha le piastre in zinco. Quindi credo che anche il cromatico avesse le piastre in zinco, non lo so, Ma però. magari anche il cromatico, come appunto il bisonoro che hai tu, magari cambia a seconda delle mani che lo suonano, della fisicità, no? Beh, No, no, meno? Meno, ah, ok. il cromatico si sente che è cromatico, cioè, non me ne vogliono i colleghi, ma ognuno di Quindi scegliere parliamo lo completamente strumento. come se fossero due strumenti differenti, ci stai dicendo. Sono due approcci talmente diversi che fanno sì che diventino due strumenti differenti. Io adesso mi sto ritrovando in un dibattito che non avrei mai voluto prendere perché sono persone che hanno litigato a morte per cose del No, genere. però Io, è tanto per parlarne, ognuno cioè sceglie, ognuno sceglie il proprio strumento, ognuno assolutamente deve. sì, sono d'accordo. Ognuno Certo, certo. su questo devo essere sincero, la musica è musica, tu puoi suonare il piffero, puoi suonare il bandoneon, puoi suonare il Certo. triangolo, se fai bella musica ci sono ottimi musicisti, non faccio nomi, ma ottimi musicisti che sono un altro sistema, chapeau, tanto di cappello, assolutamente niente da dire. Usano un altro sistema,
Certo che se tu mi vieni a suonare qualsiasi strumento, come non dovrebbe essere fatto, magari con i piedi in aria, suonando così al contrario, Certo. cioè, io credo che lo strumento sia, che noi siamo al servizio, cioè, che è lo strumento che deve uscire, non è lo strumento che sia al nostro servizio per far uscire chissà che cosa, capisci? Cioè, io sono per lui, io suono con lui, è lui che attraverso il mio modo si esprime. È un connubio, ma è sempre lui prima. Non sono io prima e poi lui. Ma Ed questo è è sullo strumento. anche, ed è un connubio che si inserisce anche nel contesto sociale in cui si vive. Cioè le sonorità di adesso, di un bandoneonista, possono essere diverse perché la società è diversa? Cioè la musica cambia a seconda della società in cui si vive, giusto? Ma assolutamente sì. Ritorniamo a Piazzolla. Piazzolla è stato un genio perché ha avuto il suo pensiero sulla musica di Buenos Aires di quel tempo. Secondo lui quella tappa era finita e c'era bisogno di nuova musica. Infatti è il nuovo tango, ma sempre tango è. Non è tango per il ballo, ma è tango a morire perché se andiamo a spulciare ci sono tutti gli elementi della musica tanghera. Nella letteratura di Piazzolla. Quindi lui ha fatto un nuovo modo di suonare, sì, anche di suonare, vogliamo, ma di letteratura. Non suonava nella maniera degli anni 40 per il ballo. Anche oggi ci sono, come dicevo prima, compositori che non scrivono più per il ballo, perché magari è finita quell'epoca, non lo so qual è il loro pensiero. Però sicuramente la musica rispecchia la società, lo abbiamo visto e lo vediamo tutt'oggi, che la musica che rispecchia il nostro tempo spesse volte non è la musica che siamo abituati ad ascoltare, Bach, Brahms, Mozart e quant'altro, ma comunque la Certamente. musica è un prodotto della società, non c'è niente da fare. Poi ritorniamo al punto. Se uno con uno strumento si esprime secondo il proprio modo di essere coerente e leale con lo strumento, cioè che io suoni Bach o suoni, faccio 3 note al minuto, siamo liberi. Cioè, esiste anche la musica contemporanea, Se quindi torniamo a quello che ognuno. dicevamo tempo fa, appunto che lo strumento è appunto il mezzo e non il fine, lo sta scrivendo appunto anche l'ingegner Giuseppe Manfredi, che appunto è verità, cioè il fine poi alla fine è l'arte ed è la musica, quello deve Poi essere poi il fine uno di tutto, no? legge quello Quindi, strumento certo. suonare. Io non potrei scegliere un altro strumento che quelli, di questo, per quanto riguarda il bandoneon, perché è il mio timbro, è il mio modo di sentire il bandoneon. Poi un altro sceglie un altro strumento. Cioè, c'è posto per tutti, nel mondo c'è spazio per tutti e ognuno fa quel che crede. Assolutamente. E, senti, io ti vorrei chiedere un altro brano se possibile. Sì, Pensi che sia certo. possibile? Tanto, lo so, ormai ci siamo allungati, ma io mi Mi riprometto sto. sempre, te l'ho detto anche a te, mi riprometto sempre di fare una diretta un'ora, un'ora e un quarto, ma poi non ci si riesce, Guarda, purtroppo. leggo un messaggio che. Ah, Oblivion. Oddio. Oblivion? C'è Ma un dove mio che mi ha arriva scritto oggi. questa richiesta? Arriva da WhatsApp. Mi ha scritto: voglio sentire Oblivion. Ok, Oblivion non è un brano che si suona normalmente per bandoneon. No, C'è il classico. infatti sì, infatti io ti avrei chiesto qualche altra cosa, però rispetto il No, volere no, delle chat. ci provo perché è un caro amico e quindi assolutamente gli dedico questo pezzo. Dunque, dicevo che non è un pezzo che si suona col bandoneon solo, quindi dovrei fare un po'. Accompagnamento, come si dice, è un po' di. Allora. Grazie.
Bravissimo. Il mio applauso vale per tutti perché veramente sei eccezionale. Dai i brividi. Di solito si suona, però a volte, specialmente in piazzola, ci dimentichiamo che si sta anche la mano sinistra, eh? E quindi è bello prendere un pezzo scritto per una melodia sola e poi costruirci un castello sopra. Il bandoneone è bello anche per questo, perché tu puoi, è come un quartetto d'archi, no? È come un quartetto d'archi. Puoi creare, puoi modulare, Cioè, trasformare. la sonorità di questo strumento ti porta veramente in un altrove, proprio in un'altra dimensione completamente. Quando suono il bandoneon, sì, vado, sì. No, no, Non tu, so come noi si che lo chiama. ascoltiamo, almeno me. Ah, ok. Ma la stessa cosa mi capita quando suono adesso la sciaccona con la fisarmonica, la sciaccona di Bach, anche lì vado nell'estasi più totale. Qui vado in un altro sistema. Sono mondi, che è uno solo, la musica, tra l'altro. Sì, è uno solo. Ma secondo te, ad esempio, ecco, in contrapposizione ti faccio una domanda completamente diversa, nel senso che proprio perché mi sono sentita veramente catapultata in un'altra dimensione, no? Ascoltando questo affascinante e misterioso strumento, ma che cosa vuol dire secondo te fare musica in quest'epoca digitale, adesso, in questo momento? Che significa? Come andrà avanti? Come proseguirà? Beh, innanzitutto mi auguro che non vada avanti così, perché altrimenti sarebbe finita la cosa per noi. Finirà. Non credo nei concerti online, perché tu ti puoi emozionare, sì, ascoltando un brano, ma non sarà mai la stessa emozione dal vivo. Quindi la musica va fatta dal vivo. Sì, si può fare magari per un periodo, per necessità ovviamente, ma mi auguro innanzitutto che noi possiamo tornare a vivere di emozioni e a trasmettere emozioni, perché la vita senza emozioni non sarebbe vita. Quindi innanzitutto questo. Secondo, ripeto, ognuno sceglie la musica che vuole suonare. Anche non essendo d'accordo col parere di un amico, ci sta, ognuno fa quel che crede, però l'importante è essere coerenti con se stessi. Io sono sempre stato coerente con me stesso, anche scontrandomi varie volte con colleghi. Io dicevo, suono il liscio? Benissimo, faccio il liscio, cerco di farlo al meglio. Benissimo, è una tappa che si chiude, perfetto, se ne apre un'altra. C'è il tango da 15 anni, benissimo, c'è il bandoneone, ok. L'importante è essere leali con se stessi, fare, o perlomeno cercare di fare quello che ti dice il tuo cuore, perché spesse volte mi sono trovato nella situazione di dover suonare cose che non mandava. E lì ti senti tradito. Ho una bruttissima esperienza, non dico il contesto, ma mi sono sentito snaturato, suonare una cosa che non mi diceva niente, pur se era magari chissà che cosa per quell'altro. Essere coerenti con se stessi ed essere sì, essere leali, qualsiasi cosa accada sempre. Ma tu sei sempre stato così determinato nella tua passione oppure hai avuto anche dei momenti di defiance con lo strumento? Come spesso capita, insomma, capita. I momenti arrivano sempre e grazie a Dio sono terminati, nel senso che, sai, i 14 anni, i 20 anni, quelli sono stati dei momenti particolari in cui magari non pensavo di lasciare la musica, perché non avrei mai potuto pensare di lasciare la musica, ma di non dedicargli più tanto tempo come stavo facendo da tempo, no? Quindi anziché studiare 3 ore ne facevo una perché dovevo uscire
sai, il motorino, la macchina, la fidanzatina, quelli magari sono stati, ad esempio, un momento in cui ho pensato di mollare, anche se poi non è accaduto, per fortuna, è stato in un concorso, in un concorso per fisarmonica. Ho sempre suonato a memoria, quindi mi presento sul palco a suonare. A un certo punto mi ritrovo con le mani che andavano e il cervello che era altrove, e quindi mi sono un attimo sentito fuori luogo, e lì ho avuto un trauma. Lì ho avuto un trauma, e per diverso tempo non ho suonato più in pubblico per paura di sbagliare, di bloccarmi. Ho avuto un blocco emotivo, grazie al cielo poi ne sono uscito, grazie alla passione. Oltretutto, grazie alla perseveranza e all'amore per questo mondo che è la musica, poi ho ripreso. Tutt'oggi sono qui, insomma, nel bene e nel male, sono ancora vivo musicalmente. Senti, Simone Marini, Le Grand Tango. La Grand Tango. La Gran Tango, Perché ho detto alla francese, la Grand considerando. Tango, non lo so perché, però mi è venuto così. Perché Le Grand Tango è un brano di Astor Piazzolla, ma non ho preso spunto da quel titolo, ma mi sono detto Simone Marini e la Grand Tango, l'orchestra Grand Tango. Dopo la parentesi decennale, qualcosa in più durata con la precedente orchestra che ho fondato anche io, della quale ero arrangiatore, direttore artistico, l'orchestra lo prenderà. Ho creato la mia perché dopo anni, centinaia di concerti, ci sta che uno cerca altro, oppure è finito quel tempo, che se ne dica. Ho formato la mia attuale orchestra, formata da bravi musicisti di tango, perché è molto importante essere musicisti di tango, persone di tango, specialmente se è quello dell'epoca di oro. E quindi ho messo in piedi quest'altro gruppo, abbiamo già fatto diversi concerti, purtroppo poi la pandemia ha bloccato tutto. Avrei dovuto fare dei concerti con il maestro Roberto Herrera l'anno scorso, nella Bassa Italia, tutti i teatri, sono andati persi. Adesso speriamo di tornare. La Gran Tango, niente, ha l'obiettivo di non solo ripercorrere le tappe fondamentali dell'epoca di oro del tango, ma anche quella di apportare qualcosa di nuovo, quindi di scrivere qualcosa di nuovo, perché sono fermamente convinto che bisogna dare un contributo nuovo, fresco al tango, che sia anche il tango per il ballo. Quindi ho scritto già 3 brani per quartetto, quindi bandoneon, violino, contrabbasso e pianoforte, e spero di andare avanti, sperando di Allora, poterlo vogliamo dire che presto. questa pubblicazione musicale si chiama Viaje, giusto? Sì, il primo disco. Il primo di l'ultimo per adesso, perché non ne possiamo fare altri, si chiama Viaje. E appunto è il viaggio di un ragazzo che parte da zero, che prende il bandoneon e inizia a studiarlo, inizia a ricevere delle chiamate da tutta Italia e d'Europa, inizia a ricevere apprezzamenti dalla critica, e l'immagine. Mi riferisco alla copertina del disco e di un ragazzo con il bandoneon che sta su un ponte e guarda lontano. Quindi Viaje è proprio quello. È un È il viaggio viaggio. iniziato, è un viaggio iniziato e vediamo che cosa ci porterà questo viaggio. E invito tutti ad ascoltarlo, sia su YouTube, anche penso sulla piattaforma Spotify, perché il CD è veramente bellissimo. È veramente molto bello, complimenti. Senti, io Grazie. andrei a chiudere qua, io ho delle richieste, ma io non credo che. Allora, intanto ti volevo chiedere. Allora, la richiesta, scusa, è di Antonella Reina che mi sta chiedendo per favore qualcosa di Misa Tango. Però io non La so Misa Tango. se. La Misa Tango l'ho suonata, ci sono due Mise Tango.
C'è la Missa Tango del maestro Luis Bagalov e c'è la Missa Tango di Martin Palmeri e c'è anche la Missa Criosha. Io ho avuto la fortuna di suonare sia la Missa Tango di Bagalov che di Palmeri in Italia, ma anche all'estero. Mi ricordo un concerto bellissimo a Dortmund con la Bochumer Sinfoniker. Chiaro, suonare adesso la parte di bandoneon della Missa Tango è un po' difficile perché non contornato da altri strumenti sarebbe un po' così, però su YouTube ci sono i video. I tuoi video? Sì. Tuoi? Ok, bene. Allora invitiamo Antonella, perdonaci, anche perché qua siamo arrivati a 2 ore di diretta e io sarei ancora. Senti, un altro paio di domande e poi ti giuro ti lascio. In questo momento appunto di paralisi artistica e concertistica, tu come stai impiegando questo tempo così un po' sospeso? Cosa stai facendo? Come lo stai impiegando al meglio? La paralisi artistica forse Più che io artistica, la vedo. concertistica, perché poi secondo me artistica no. La mente del musicista è perennemente in movimento, anche di notte, diciamocelo, sfido chiunque. Quindi il musicista pensa sempre a nuove possibilità, nuovi repertori, nuove collaborazioni. E questo momento mi è servito tantissimo, tantissimo per studiare il bandoneon in maniera più accurata. Perché io ho preso il bandoneon e l'ho suonato così come sapevo fare. Poi nel tempo ti accorgi che non è così. Quantunque tu possa essere bravo, ci sono delle cose che non conosci perché non hai, come dire, non hai fatto lezione con determinate persone. E quindi, innanzitutto, mi sto dedicando ancora di più allo studio tecnico del bandoneon. Sto scrivendo un libro, l'ho detto prima, di Sì. scale arpeggi per questo strumento, perché credo che sia la base per questo strumento, perché bisogna conoscere il teclado, cioè bisogna conoscere le tastiere e solo con i pezzi credo che non basti. E quindi esercitarsi con le cose tecniche è molto È importante, per il importante. suono, la postura. Del bandoneon io credo che sia imprescindibile, come diceva il maestro Marco Madrigal. Quindi sto scrivendo il libro, sto scrivendo altri pezzi, quindi diciamo che sto continuando a fare lezione anche se a distanza con il computer. Certo. Sto progettando altre cose con altri musicisti. Sto progettando il nuovo spettacolo con Maestro Herrera. La pandemia ci deve sicuramente far capire che nella vita ci sono cose che sono necessarie e cose che non sono necessarie. Dobbiamo uscirne da questo momento con un pensiero diverso, perché se io credo molto, no? Se questo è accaduto, un motivo ci sarà. Quindi che ognuno di noi vada dentro di sé a capire determinate cose, che può essere un cammino spirituale, può essere lo studio tecnico di uno strumento, può essere qualsiasi cosa. Questa pandemia ci deve far riflettere parecchio. Bene, c'è qualche altro interesse che hai al di fuori della musica? La pipa. Io sono un appassionato di pipe. No, vabbè, altro interesse, non si vive di sola musica. So che ami dolci. Sì, si vede, lo so, infatti il gilet, vedi che sto sempre così per No, non è. Magari cucini No, anche. sì, quello sì, assolutamente. Non si Bene, vive di sola magari, musica. perché di solito chi ha una grande manualità, insomma, magari riesce, è anche un buon cuoco delle volte. Non lo so questo, Un comunque grande sopravviviamo. creativo, quindi magari si sperimenta nella cucina, no? Mangi solamente dolci. Qui a casa si sopravvive, quindi diciamo che io e Claudio sopravviviamo. Dicevo, non si vive di sola musica assolutamente, ma sono ben felice di fare una passeggiata con i cani, di fare volontariato al canile, di stare a mare, in montagna, di leggere. Io leggo tantissimo. Tutto serve per creare l'uno.
Ed è proprio così. Allora, guarda, io Simone veramente ti ringrazio infinitamente per la tua generosità d'animo, veramente la tua passione, ci hai trasmesso veramente tutto il tuo amore, non solo per il bandoneon, ma per la musica e per l'arte. Quindi ti ringrazio ancora di essere stato nostro ospite, però ci lasci con qualcosa di musicale, vero? Anche piccolo. Un minuto. Sì, ancora. E qui ho i vicini Non te che se no l'aspettavi fanno. questa? un minuto perché è veramente tardissimo. Allora. A tua scelta. Sì. Grazie Simone, grazie davvero tantissimo. Ti invito poi a diretta finita di andare a leggere i commenti delle persone che sono state qui con noi questa sera perché ne vale veramente la pena. Ti ringrazio tutti tantissimo. Non riesco a leggerli perché Grazie. sono veramente tanti, quindi ti invito dopo a farlo. E allora anch'io vi ringrazio. Ci vediamo. Con un'altra diretta streaming musicale
giovedì, cioè dopodomani, quindi praticamente abbiamo solamente una giornata di pausa. Passeremo a tutt'altro repertorio, inizieremo a parlare di jazz con il fisarmonicista Antonino De Luca. Dopodiché passeremo sempre nel repertorio jazz, avremo ospite una cantante jazz, anche lei molto affermata, Susanna Stivali. Quindi cambiamo completamente, genere, ma la musica è sempre una ed è sempre bellissima. Quindi grazie a tutti, buonanotte e ci vediamo dopodomani. Grazie ancora Simone e buona Grazie continuazione di a tutti voi. serata. Ciao, ciao, buonanotte a tutti.